Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, ci proponiamo di riflettere sulla festa e la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Questa festa venne introdotta dal Papa Pio X nel 1925 con l'enciclica Quas Primas e a coronamento del Giubileo. In quel difficile momento storico il Papa comprese che l'uomo stava perdendo la sua identità e con questa anche la vera identità del Cristo che è Re. Non solo di un regno spirituale, ma anche di quello temporale dove vivono gli uomini. Egli ha diritto su tutte le cose create e sugli uomini. Tuttavia, spiega Pio X, Gesù, quando era sulla terra, volle astenersi dall'esercitare completamente questo dominio, permettendo che i possessori se ne servissero onestamente, la questione del libero arbitrio anche. Questo potere è infatti universale e abbraccia tutti. Lo stesso Leone XIII lo spiega nel 1899 nell'enciclica Annum Sacrum, con la quale preparava il nuovo secolo attraverso una consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Quindi vedete questi giubilei dove i papi hanno anche fatto delle grandi, profonde consacrazioni. Papa Leone XIII, infatti, scrive nell'enciclica: Il dominio di Cristo non si estende soltanto sui popoli cattolici o a coloro che, rigenerati nel fonte battesimale, appartengono a rigore di diritto alla Chiesa, sebbene le errate opinioni li allontanino da essa o il dissenso li divida dalla carità, ma abbraccia anche quanti sono privi di fede cristiana, di modo che tutto il genere umano è sotto la potestà di Gesù Cristo. E dice ancora Pio X, L'uomo, misconoscendo la regalità di Cristo nella storia e rifiutando di sottomettersi a questo suo giogo che è dolce e da questo carico leggero, non potrà trovare alcuna salvezza né troverà autentica pace, rimanendo vittima delle sue passioni, inimicizie ed inquietudini. È Cristo soltanto la fonte della salute privata e pubblica. Né in alcun altro vi è salvezza, né sotto il cielo altro nome è stato dato agli uomini mediante il quale dobbiamo essere salvati. Dagli Atti, capitolo 4, 12. Dice il Signore stesso: Ecco, io vengo presto e porto con me il premio per retribuire ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Apocalisse 22, 12, 13. Ma questa convergenza di tutto l'universo in Cristo Signore non è un fatto meccanico, è il frutto di una intensa attività degli uomini per la costruzione dell'umanità e del mondo, attività che viene sollecitata dall'amore divino mostrato in Cristo. Questa festa coincide con l'ultima domenica dell'anno liturgico ad indicare che Cristo Redentore è Signore della storia e del tempo a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Egli è l'Alfa e l'Omega e Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato, allora tu sei re? Il divino Redentore rispose, tu lo dici, io sono re. Giovanni 18, 37. Tale regno, peraltro, già mistericamente presente,
troverà pieno compimento alla fine dei tempi, alla seconda venuta di Cristo, quando quale sommo giudice e re verrà a giudicare vivi ed i morti, separando come il pastore le pecore dai capri. Si tratta di una realtà rivelata da Dio e da sempre professata dalla Chiesa e ricordato dal Concilio Vaticano II. Per questo i cristiani di ogni tempo invocano già con la preghiera del Padre nostro la venuta del suo regno, venga il tuo regno, ed in modo particolare durante l'Avvento cantano nella liturgia Maranatà, cioè vieni Signore, per esprimere così l'attesa impaziente della parusia. Il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria per giudicare tutte le genti. E diceva Benedetto XVI, lontano da lui l'uomo ha dinanzi chimere e sistemi ideologici totalizzanti e fuorvianti. Se non cerca il suo regno e la sua giustizia, il genere umano resta schiavo dei vari ismi della storia, che diabolicamente, in nome di un falso progresso sociale, economico e culturale, degradano ogni uomo, negandone la dignità. L'uomo moderno è un uomo sempre più conscio delle sue possibilità e del suo dominio sul mondo. Come fargli comprendere che senza Gesù non può far nulla? Bisogna che il cristiano stesso, continua Benedetto XVI, riprenda ad approfondire l'intimo legame di cui si è parlato. Su questo piano c'è tutta una rieducazione da rifare, perché numerosi cristiani oggi non vedono più a quale titolo Gesù Cristo intervenga nella loro vita, come la animi dall'interno e come la possa condurre ad un'autentica felicità. In questo tempo di avvento l'aiuto ci viene dalla Vergine Madre. Perciò preghiamo senza stancarci, facciamolo con una disposizione interiore sublimata e come divinizzata dalla presenza del Verbo. Diciamo al nostro Padre che è in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ricordiamo che il regno di Dio non può accordarsi con il regno del peccato, come non vi è rapporto tra la giustizia e l'iniquità, né unione tra la luce e le tenebre, né intesa tra Cristo e Beliar. Dunque la Vergine Maria Fatima lo disse, recitate il rosario tutti i giorni, pregate per la conversione dei peccatori, pregate se volete ottenere la pace. Siamo sollecitati dal cielo e sulla terra con il Magistero della Santa Chiesa Cattolica di tutti i tempi. Che cosa ci impedisce di dare ascolto e di mettere in pratica ciò che è indispensabile per la nostra salvezza? Vogliamo recitare ora l'atto di consacrazione del genere umano a Cristo Re, secondo la formula fatta da Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum del 25 maggio del 1899. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguardate a noi umilmente protesi dinanzi al vostro altare. Noi siamo vostri e vostri vogliamo essere, e per poter vivere a voi più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al vostro sacratissimo cuore. Molti purtroppo non vi conobbero mai, molti disprezzando i vostri comandamenti vi ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbiate misericordia e degli uni e degli altri.
e tutti quanti attirate al vostro cuore santissimo. O Signore, siate il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da voi, ma anche di quei figli prodighi che vi abbandonarono. Fate che questi quanto prima ritornino alla casa paterna per non morire di miseria e di fame. Siate il Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da voi separati. Richiamateli al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile sotto un solo pastore. Siate il Re, finalmente, di tutti quelli che sono avvolti nelle superstizioni del gentilesimo, e non ricusate di trarli dalle tenebre al lume e al regno di Dio. Largite, o Signore, incolumità e libertà sicura la vostra Chiesa. Largite a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fate che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce, sia lode a quel cuore divino, da cui venne la nostra salute, a lui si canti gloria e onore nei secoli. Così sia.